pace sia con voi. Fratelli e sorelle, viviamo questo momento di preghiera qui nel cimitero, ricordando certamente i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte, però facendo anche una riflessione sulla nostra vita, anzi, chiedendo al Signore di farci compiere un vero cammino di consapevolezza, per giungere alla consapevolezza della nostra vita e della nostra vita da credenti in questo mondo, perché sia una vita sensata e soprattutto animata, formata, informata dalla grande pagina del Vangelo, della resurrezione, della morte e della resurrezione di Gesù. È un cammino che, partendo dallo sguardo retrospettivo della morte, possiamo compiere tutti, anzi direi dobbiamo compiere tutti, per arrivare poi a consegnarci al Signore quando Egli vorrà, con le mani piene di opere di carità. Ora, per vivere bene questa celebrazione, chiediamo al Signore il perdono dei nostri peccati. Il brano del Vangelo che è stato proclamato è tratto dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo. E questo brano viene chiamato normalmente e identificato come il brano del giudizio universale. Ora, di per sé è vero che questo testo parla del giudizio, parla di una separazione, parla di una collocazione nella storia di coloro che sono i giusti, i buoni, come diciamo noi, da una parte, e i cattivi poi dall'altra parte. E dice il testo che alla fine il Signore, come il Re, verrà a giudicare. E questo giudizio ci sarà. Ora, è innegabile che questa pagina del Vangelo che viene proposta oggi, nella ricorrenza della memoria di tutti i nostri fratelli e delle nostre sorelle defunti, abbia questo, diciamo, significato immediato del giudizio al quale ognuno di noi sarà sottoposto. Però, nella logica della costruzione di questo testo, c'è un'altra finalità che è, come proprio nella tradizione sapienziale, è come l'offerta di una via per arrivare, diciamo così, preparati, pronti a questo giudizio. Dato che il giudizio ci sarà, allora noi abbiamo necessità di farci trovare pronti al momento definitivo, al momento finale, al solenne momento definitivo. E allora questo testo ci viene in aiuto, perché ci indica la strada da compiere per arrivare pronti, preparati al giudizio. E la strada da compiere, lo abbiamo sentito, può essere, a mio modo di vedere, oggi riassunta, indicata da un solo verbo e da un solo sostantivo:
Il verbo è prendersi cura. E il sostantivo è il senso della nostra vita, la cura. Noi siamo chiamati per arrivare pronti al giudizio, alla cura, a prenderci cura dell'altro. E questa è la grande parola che viene dal capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Cioè, noi abbiamo la possibilità oggi di riempire la nostra esistenza di senso, perché poi la morte arriverà. E come abbiamo sentito, certo, nella prima lettura tratta da Isaia, veniva indicata questa speranza che il Signore proprio inviterà tutti alla fine ad un grande banchetto. E questo grande banchetto sarà la celebrazione di una morte che è vinta per sempre, che sarà, dice il testo, in una visione troppo ottimistica. La morte sarà eliminata per sempre, e invece la morte rimane, per fortuna la morte rimane, perché è l'argine al quale si infrange tutta la nostra sete di dominio. È quello scoglio finale sul quale si infrange la nostra superbia, la protervia, quel modo di vivere, di ragionare, come se fossimo eterni. E invece la morte c'è, il luogo nel quale ci troviamo ci ricorda questo, che la morte c'è, e dobbiamo fare i conti con sorella morte. Sì, dobbiamo fare i conti con la morte, perché siamo limitati, perché siamo fragili, perché siamo a termine. E allora questa idea, questa riflessione sulla morte deve portarci davvero a vivere questa nostra esistenza dentro una logica totalmente diversa, che non può essere quella della chiusura, che non può essere quella dell'isolazionismo, che non può essere quella di una autoreferenzialità, che non può essere quella di un individualismo che vede tutti gli altri e tutto il mondo e tutte le cose funzionali a noi stessi. Ed ecco allora che sì, quella speranza di cui parlava la seconda lettura di oggi ci tiene dentro questa vita, con la descrizione che ha dato Paolo scrivendo ai Romani, come in una continua gestazione. Noi siamo come in attesa del parto, siamo in attesa di questa apertura piena alla vita. Però, dato che noi vivendo siamo in attesa della apertura alla vita, vuol dire che c'è un'altra apertura, c'è un altro limite da superare, c'è un'altra vita da raggiungere. E questa nostra vita, questa nostra esistenza può allora costituire il, come dire, la forza del presente, sulla quale forza è poi identificabile ed è preventivabile il nostro futuro. Ecco, all'interno di questa riflessione che vi dicevo, è una riflessione che la Bibbia ci fa fare su base sapienziale, si inserisce il testo di Matteo di oggi, e dice che noi siamo chiamati a prenderci cura dell'altro. E che cosa capita? Che quando uno è abituato alla cura dell'altro, addirittura si meraviglia di quello che gli sta capitando, di quello che gli sta dicendo. Signore,
ma quando mai ti ho visto affamato e ti ho dato da mangiare? Quando mai ti ho visto nudo e ti ho vestito? Quando mai? È la meraviglia del giusto, la meraviglia di chi, vivendo in questo modo, sa di non fare nulla di eccezionale, ma vive invece la sua esistenza dentro, mettendo nella quotidianità del vivere questa forza che viene dalla parola del Vangelo, che è forza che rigenera la storia, che dà novità alla vita, ad ogni vita, perché questa è la forza del Vangelo. Quando diciamo che la morte rimane purtroppo con tutta la sua drammaticità, con tutto il carico della sua tragicità, dall'altra parte però diciamo che questa morte, attraversata dal dono della vita crocifissa di Gesù Cristo, è una morte che sì rimane, ma è vinta, è aperta al mistero definitivo dell'amore, della salvezza, della grazia, della misericordia, della tenerezza di Dio. Però arriviamo a questo punto, ad essere accolti da un Dio tenero, paterno, che ci introduce davanti al suo volto, così da poterlo guardare. È ancora Paolo che dice nella seconda lettura di oggi, con quella caratteristica che ci contraddistingue in quanto credenti: noi siamo figli, anzi siamo figli perché il Signore ha operato già una prima grande liberazione per noi. E la prima grande liberazione che il Signore ha operato per noi è quella della morte costituita dalla nostra, dalla schiavitù. Il Signore ci ha vinto la schiavitù, ci ha liberati dal nostro essere schiavi e ci ha condotti ad una dimensione diversa, ad una relazione diversa, più intima, familiare, una relazione di consanguineità. Da schiavi ci ha trasformati in figli, da figli abbiamo la stessa eredità e da figli possiamo guardare Dio chiamandolo Padre. Ora questo noi lo vivremo in modo definitivo, proprio contemplando per l'eternità il volto del Signore. Però dentro questa vita noi dobbiamo prenderci cura. E come possiamo prenderci cura? Prenderci cura significa essenzialmente farmi carico della vita dell'altro. Anzi, direi di più: farmi, perché ci vuole un passo in avanti, un passo in più, un passo deciso per fare questo, significa che devo non solo farmi carico della vita dell'altro, ma significa soprattutto sentirmi responsabile della vita e dell'avvenire dell'altro, perché questa è la vera cura. Quando noi entriamo in contatto con il povero, con l'ultimo, con chi è disprezzato, con l'orfano, con lo straniero, con chi, con il carcerato, con l'ammalato, abbiamo sentito l'elenco che fa oggi il testo, ed è un elenco soltanto indicativo, non è esaustivo, perché poi c'è ogni forma di sofferenza, di limite che ti si pone davanti. E quando tu entri a contatto non con la povertà ma con il povero, non tanto con il sistema della malattia ma con l'ammalato, oppure quando tu vivi la povertà e vuoi sentirti apprezzato, accolto, curato dall'altro, oppure quando tu vivi la malattia e vuoi sentirti teneramente accompagnato dall'altro, sostenuto dall'altro, e allora tu ti rendi conto che questa, che la chiamata che il Signore ci fa, che è poi la strada per arrivare al giudizio, mette, diciamo, in movimento la nostra esistenza, non solo perché io possa
curare l'altro, ma perché io possa diventare dell'altro il garante del proprio avvenire. Come ho già detto altre volte, dentro questo testo si trova il senso dell'esistenza del credente, che poi è recuperato direttamente dallo stile di Gesù. E lo stile di Gesù, pensiamo al crocifisso risorto, è quello dello stile di uno che ha dato la sua vita per l'altro. Essere per, dare la vita per, questa è la finalità, per l'altro. E allora dicevo che questo testo definisce molto bene l'idea che noi dobbiamo avere, per esempio, della carità. Voi mi perdonerete se vi dico oggi, lo dico innanzitutto a me, che dovremmo smetterla di dire che facciamo la carità. Facciamo pietà quando diciamo che facciamo la carità. Perché? Perché il vero senso della carità, poi sarà Paolo, fra l'altro, nell'inno alla carità, a chiarirlo in modo definitivo, ma già nella predicazione di Gesù, già nella parola degli evangelisti, è molto chiaro questa idea. La carità è innanzitutto non fare, che ne so, un gesto di elemosina per mettere a posto la mia coscienza. Fare la carità significa consegnarmi all'altro totalmente e dire all'altro: fa di me quello che vuoi, perché ha senso la mia vita se riesce a dare senso alla tua. Il senso della mia vita sei tu, come io posso essere il senso della tua esistenza. È una consegna totale. Questo è quello che ci dice il Vangelo. Ecco perché quando siamo chiamati a fare la carità, siamo chiamati, direi, piuttosto a consegnarci come amore all'altro. E questo amore che consegniamo non è il nostro. Io non vado dal povero a dare qualche cosa che è mio. Magari vado dal povero a restituire qualche cosa che era suo, qualcosa che era sua e che è stata tolta. Oppure, nella visione del Vangelo, che è ancora più ampia, vado dal povero, dall'ultimo, a dargli quello stesso amore che mi attraversa, all'interno del quale io e il povero siamo inseriti, che è l'amore di Dio che tramite me vuole dare all'altro. Io non do niente di mio, io faccio semplicemente da tramite dell'amore di Dio all'altro. E qui la sorpresa del giusto: ma quando mai, Signore, ti ho visto ammalato e sono venuto a trovarti? Invece dall'altra parte c'è colui che è vissuto sempre in modo chiuso, mai aperto, mai altruista. E allora lì sì, si meraviglia, perché la storia gli è passata davanti e non si è reso conto di nulla. Ma Signore, ma quando mai sei stato nudo ed io non t'ho vestito? O hai avuto fame ed io non t'ho dato da mangiare? Ma come? Non te ne sei accorto? In quale mondo sei stato? Che vita hai vissuto? Di chi ti sei interessato? È chiaro che qui la risposta è implicita. Chi non è riuscito a vedere il dramma dell'altro vuol dire che era chiuso, era occupato troppo per se stesso. E invece il testo di oggi ci dice esattamente questo, che prenderci cura deve con slancio farci andare verso l'altro, in modo tale che l'altro si possa sentire davvero amato, accarezzato dalla stessa carezza di Dio, perché quando accarezzo l'altro io sto accarezzando, sto curando la stessa carne di Cristo. Qui non dobbiamo timore
non dobbiamo avere timore nel dire che davvero la carne del sofferente, la carne del povero, la carne dell'ultimo è l'ottavo sacramento, perché servendo con lo stesso amore di Dio e facendomi carico della vita dell'altro e diventando responsabile dell'avvenire di chi in quel momento è nel bisogno, perché potrei esserci anche io domani, di chi in quel momento ha bisogno, io curo la carne martoriata di Cristo. Altro che chiacchiere. Dire Signore ti amo è molto semplice. Se poi lo dici con le lacrime, risulti ancora più patetico. Il Signore si ama con i fatti e nella verità, direbbe Giovanni, concretamente. E anche da qui magari potrebbe venire, ma chiudo, una grande riflessione sul piano politico, quella politica alta che scaturisce da una pagina del Vangelo come questa. Se noi per esempio riuscissimo a pensare le politiche sociali, prendendo come riferimento il rantolo di chi non ce la fa a camminare, la stanchezza di chi è ammalato e non ce la fa più, il respiro affannoso del povero che si trascina avanti nella storia, se le nostre politiche sociali, per esempio, partissero da questa realtà ultima, non avremmo ingiustizie, o meglio, anche le ingiustizie sarebbero di meno. Voi pensate, per esempio, che cosa succede dentro, che ne so, le scuole. Quando un ragazzo, una ragazza che hanno bisogno del sostegno, di una continuità, si trovano bloccati davanti ad una legge che, mentre si riempie la bocca di tolleranza, di inclusione, in realtà chiude, sbarra le possibilità agli altri, perché c'è un'idea di giustizia troppo, troppo legata alla norma e poco aperta alla persona. Ecco che cosa ci dice questa pagina del Vangelo oggi, che dobbiamo entrare nella storia con questa passione, che è la stessa passione di Dio per l'umanità, che vede colui che ne ha bisogno, se ne fa carico e non solo cura il suo presente. Qui vi dicevo che c'è anche una bella immagine, ma tremenda immagine della carità, perché noi non dobbiamo governare le emergenze o gestire le emergenze. Noi dobbiamo avere noi dobbiamo farci carico ed essere responsabili del futuro dell'altro. Una bella idea di carità, per la nostra carità, per la nostra, il nostro principio della solidarietà, della sussidiarietà, del bene comune. E poi anche una bella pagina per le politiche sociali di elevazione dell'uomo, di trasformazione della storia, perché il Vangelo è questo: se un crocifisso è risorto, allora vuol dire che non c'è parola di morte sulla terra che non possa trovare la speranza della vita.
E mi pare significativo dire questo proprio in questo luogo, perché noi qui certamente stiamo ricordando le nostre sorelle e i nostri fratelli defunti per la loro morte, stiamo però traendo una lezione per la nostra vita, perché attraverso il nostro servizio il Vangelo della speranza possa davvero alimentare la storia, annullare i segnali della morte e far trionfare la parola della vita. Così sia per tutti noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Vediamo grazie a Dio. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum valde. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, post hoc exilium ostende.